Il rapporto con i figli e la moglie è abbastanza solido, però posso pensare che alcuni colleghi, ovviamente, che non si trovano bene a casa quando fanno un film, non vedono l'ora di farlo pure perché è una liberazione andare, insomma, un po' fuori di casa. Però, insomma, può succedere di tutto. Vediamo No? una clip del film in cui c'è appunto questo rapporto tra Raoul Bova e la Popolova. Vediamo, una coppia, Proviamo. piuttosto una collega forte lei è. Ma che cosa stai dicendo? Quelli come te sono disposti a fare tutto per fare carriera! Tutto! Oh, Giulia, basta, basta! Adesso basta, mi hai stufato adesso! No, è buono, sì? Buono! No, adesso te lo faccio vedere io, raccomandato! Vieni qua! Non ti azzardare a toccarmi! Vieni qua! Vieni qua! Ferma! Aia! Ferma, ferma, stai ferma! Ferma! Dico, per essere un tagliatore di teste, tutti i tagli così. Insomma. Classico caso di amore un po' litigarello, ecco. In quel caso c'era una grande rabbia perché lei, insomma, io ho mi preso ha il suo posto fregato di il lavoro. posto di lavoro, praticamente. Sì. Ero stato promosso al posto suo, quindi era un po' arrabbiata e Però mi pare che lì dalla lite e poi è nata qualcosa scattata di diverso. un'attrazione, sì. Esattamente. No, che poi pensavo io in questo contesto, a volte poi riunirsi a casa, sì che può essere molto difficile, come diceva prima il Signore, però un po' si riscoprono delle cose che forse prima non ti rendevi conto e soprattutto anche quando io torno a casa mi rendo conto qual è veramente la vita reale, i problemi che ci sono e apprezzo molto di più il lavoro che fa anche mia moglie, che molto spesso io do per scontato il lavoro che fa con i bambini, la spesa e tenere in piedi tutta quanta una famiglia che poi non è facile, quindi Allora,